Spirito Santo, ti chiedo di aprire l'udito del mio cuore affinché io possa accettare e custodire la tua parola che ha il potere di crearmi di nuovo. Ti invito, Spirito Santo, all'ascolto e alla meditazione della tua parola. In quel tempo, dopo che ebbero crocifisso Gesù, il popolo stava a vedere. I capi invece deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri, salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'eletto». Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei giudei, salva te stesso». Sopra di lui c'era anche una scritta: «Costui è il re dei giudei». Uno dei malfattori appese alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi». L'altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso». Bambina mia, la vita su questa terra è una lotta, ed è una grande lotta per il mio regno. Ma non temere, non sei sola. Io ti sostengo sempre. Quindi, appoggiati al mio braccio e combatti senza aver paura di nulla. Prendi il recipiente della fiducia e attingi alla sorgente della vita. Non solo per te, ma pensa anche alle altre anime, e specialmente a quelle che non hanno fiducia nella mia bontà. Festa di Cristo Re. Durante la Santa Messa mi ha investito un tale ardore interiore d'amor di Dio e per la salvezza delle anime, che non riesco ad esprimere. Sento che sono tutta un fuoco, che combatterò contro ogni male con l'arma della misericordia. Ardo dal desiderio di salvare le anime. Percorro tutto il mondo in lungo e in largo e mi inoltro fino agli estremi di esso, fin nei luoghi più selvaggi, per salvare le anime. Lo faccio mediante la preghiera e il sacrificio. Gesù, Re di misericordia, dice che la vita sulla terra è una lotta, è una grande lotta per il suo regno. Il mio Re mi assicura che è sempre con me e che con Lui non devo temere nulla. Confido nella sua bontà. Santa Faustina confessa che combatterà ogni male con le armi della misericordia. Uso anche quest'arma nella mia lotta contro il male? Grazie, Dio misericordioso, per la grazia della fede, grazie alla quale la tua parola ha il potere di guarirmi, trasformarmi e crearmi di nuovo. Ti adoro per tutte le grazie che mi hai preparato in questo giorno nella tua bontà e ti chiedo che oggi io possa condividere la buona novella con le persone che metti sul mio cammino. Aiutami a testimoniare la potenza della tua misericordia, che è così grande che nessuna miseria potrà mai esaurire e nessuna mente
né umana né angelica, riuscirà a conoscerla per tutta l'eternità, come scrisse Santa Faustina. Maria, Madre del Verbo, guidami.